di relazione in Commissione Econ è già stata presentata. Quindi sono giorni in qualche modo complicati, ma proprio questo rende il tema e l'autorevolezza del relatore rendono questo incontro di particolare interesse. Noi della FEBAF appunto vogliamo inaugurare questa serie di incontri informali. Lo scopo è quello di fare un brainstorming tra di noi, a mente serena su questi temi di attualità, e sono molto contento di farlo con Ignazio Angeloni, che ringrazio ancora di essere qui, e Giovanni, conduci Io tu le danze. devo fare soltanto un po' gli onori di casa. Intanto ringraziare Paolo e fargli gli auguri nella sua nuova veste di segretario generale della Federazione Banche Assicurazione e Finanza, e devo dire ha cominciato organizzando questo incontro, direi alla grande, quindi con un ospite direi sicuramente di eccezione. Non voglio rubare tempo poi anche all'introduzione del professor Sarcinelli, che comincerà a avviare poi la riflessione e poi alla relazione di Ignazio. Due parole, Ignazio Angeloni, non dovrei presentarlo perché sicuramente è noto a tutti voi, bocconiano, lunga esperienza in Banca d'Italia, ufficio studi, poi dal 98 in BCE, nel 2005 esperienza al Ministero dell'Economia e Finanze quando era ministro Tommaso Padoa-Schioppa, e qui abbiamo avuto il piacere di lavorare anche insieme. Le nostre carriere hanno avuto questo percorso parallelo, poi rientrato in BCE e poi oggi in BCE un ruolo direi di primissimo piano nel processo di trasferimento delle funzioni di vigilanza accentrate alla BCE, perché Ignazio è ora il direttore della supervisione sulle istituzioni finanziarie in BCE. Quindi credo che nessuno meglio di lui possa darci una visione su questo tema, vigilanza accentrata. Il titolo oggi è Verso un'autorità di vigilanza per l'area dell'euro, di cui sentiamo parlare tanto. Anche noi abbiamo letto i documenti di consultazione, però ci sono ancora tanti spunti di riflessione. Il cammino sembra anche tracciato, ma forse è ancora un cammino durante il quale possono esserci degli ostacoli, speriamo siano rimossi. La posizione dell'associazione bancaria è molto chiara: noi riteniamo che un'autorità di vigilanza unica per l'area dell'euro sia molto importante per garantire effettivamente una omogenea armonizzazione non soltanto delle regole, ma soprattutto delle prassi di vigilanza. Quindi ascolteremo con grande interesse l'introduzione del professor Sarcinelli e poi la relazione di Ignazio. Quindi darei la parola al professor Sarcinelli. Io ringrazio il direttore, ma devo dire che una certa sorpresa mi trovo a dover introdurre mentre pensavo di dover reagire. Quindi non ho preparato, come mia abitudine, né un testo né ho fatto delle riflessioni nel venire in questo palazzo. Tuttavia il tema, che presumo sarà trattato da par suo, da Ignazio, riguarda certamente l'unione bancaria. E a questa io accennai già nel lontano 1992, cioè il Trattato di Maastricht era stato sì firmato, ma non era stato affatto ratificato. E io scrissi un articolo per Moneta e Credito nel quale appunto sollevavo il problema che si faceva una banca centrale, ma sostanzialmente non si affrontava il problema della vigilanza, o per essere più precisi, si affrontava dicendo che in base ad un certo articolo potevano specifici compiti di vigilanza essere affidati alla Banca Centrale Europea con votazione unanime, ovviamente, del Consiglio. E in quella sede io appunto sollevai
la questione se in effetti la Banca Centrale dovesse essere incaricata anche della vigilanza. Questa era la tradizione in questo paese, era la tradizione anche in altri paesi, ma dal punto di vista, diciamo, teorico, non appena la problematica dei conflitti dell'interesse era assurda a questione fondamentale, i dubbi erano molti e si raccomandava sostanzialmente di avere una doppia istituzione. Quindi io in quella sede dissi esattamente che probabilmente bisognava pensare ad una istituzione competente per tutto il territorio dell'Unione Europea. A quell'epoca non si sapeva ancora che diciamo, l'euro sarebbe diventato un sottoinsieme dell'Unione Europea. Dico questo non per inverdire delle memorie che nessuno ha, eccetto il sottoscritto, ma soltanto per dire che del tema mi sono occupato a lungo e anche con riferimento alla dimensione europea, non soltanto a quella italiana o diciamo alla dimensione teorica. 10 anni più tardi, cioè nel 2002, io tenni una sorta di conferenza, ma soprattutto scrissi un articolo sulla impostazione in qualche modo federale da dare a una vigilanza europea. Ora, nel 2002 certamente avevamo la Banca Centrale, avevamo anche i biglietti, ma non si parlava ancora di una vigilanza in maniera operativa, se ne parlava tra studiosi o comunque tra persone che vedevano nel trattato di Maastricht l'inizio di un processo che avrebbe dovuto portare alla unione politica e certamente nei vari steps per arrivare a questo c'era anche un problema di unione bancaria, forse non si chiamava unione bancaria ma certamente il significato era questo. Quindi il tema è un tema a me abbastanza caro, mi riporta indietro degli anni e alle discussioni che fece anche con vari colleghi e amici, ad esempio per Luigi Ciocca, che oggi ha deciso di non onorarci della sua presenza. Ma dal brusco e il brusco noi ci troviamo l'attivazione dell'articolo 127, paragrafo 6 del trattato, col quale viene dato il potere di vigilanza, o per essere più precisi, il potere di supervisione. Ma questo crea, a mio sommesso avviso, vari problemi di coesistenza. Pone problemi di coesistenza con le istituzioni che attualmente esercitano all'interno dell'Europa e dell'euro la supervisione bancaria e finanziaria. Crea un problema tra stati che sono parte dell'euro e per stati che non lo sono. È vero che c'è una certa previsione di associazione, ma è un'associazione che certamente i paesi più grandi difficilmente accetteranno a cuor leggero. C'è un problema anche di convivenza con un'altra istituzione che l'Unione Europea ha già creato in materia di regolamentazione più che altro, e questa è competente per l'intero territorio dell'Unione, non è competente soltanto per l'area euro. Quindi al di là delle problematiche diciamo di principio ci sono delle questioni non molto delicate di convivenza e di distribuzione dei mondi. Ad esempio, com'è possibile immaginare che la regolamentazione sia fatta da Tizio, che necessariamente non può non essere influenzato da quello che la Banca Centrale Europea come gestore della supervisione farà? Le regole, chi le faranno in due? Sarà questa un'occasione di collaborazione o sarà questa un'occasione di possibile conflitto? Ecco, io non volevo complicare la vita ad Ignazio,
che è troppo bravo, siamo amici da molto tempo, almeno ci conosciamo da molto tempo, però volevo dire che queste tematiche a noi sono abbastanza, non soltanto note, ma sono anche fonte di alcune riflessioni. Ovviamente per andare avanti su queste desideriamo sapere che cosa ne pensa la Banca Centrale Europea nella persona di Ignazio Angeloni. Ignazio, a te. Ti prego non solo di fare il tuo intervento come hai appena fatto in modo molto efficace, ma anche di reagire successivamente. Spero che questo incontro sia il più interattivo e il più vivace possibile. Prima di tutto il piacere di essere nuovamente in questa meravigliosa sala dove sono stato già diverse volte e che suscita soggezione ma anche stimolo. L'introduzione di Giovanni Sabatini e l'invito di Garonna mi fanno particolarmente piacere, sono due amici e colleghi da tanti anni, ma soprattutto, se me lo consenti, la tua presenza e la tua introduzione, Mario, ricordando che quando io ho cominciato la mia carriera in Banca d'Italia, erano i primi anni '80, nell'area allora diretta da Rainer Masera, che è qui presente in sala, il nome di Mario Sarcinelli era il nome magico e simbolico di una vigilanza senza compromessi e senza reticenze, se posso usare queste parole. Quindi per noi sei stato un punto di riferimento da allora fino ad oggi. Quindi il fatto oggi di parlare di vigilanza in tua presenza mi suscita qualche emozione. Detto questo, parliamo di una materia che è in rapidissimo cambiamento e quindi le cose che discutiamo oggi potrebbero, non in maniera radicale, ma in maniera significativa, nelle prossime settimane modificarsi, perché il negoziato è in corso all'interno del Consiglio, che ha istituito un gruppo di lavoro apposito per negoziare il testo, che si riunisce praticamente ogni settimana, abbiamo riunioni settimanali pressoché, e con un input che dovrà venire anche dal Parlamento europeo, che è coinvolto in maniera non vincolante per la vigilanza, ma tuttavia coinvolto in maniera significativa, e la stessa BCE che sta non solo fornendo il suo apporto, ma dovrà anche dare un'opinione, dovrà anche fare un'opinione giuridica formale tra qualche settimana. Una misura della rapidità del cambiamento potrebbe essere data da il fatto, Giovanni Sabatini sicuramente lo ricorda, che quando servivamo insieme nel Ministero dell'Economia e delle Finanze in due direzioni diverse, ma nello stesso Ministero e nella stessa direzione generale, nella primavera del 2008, se non ricordo male, all'Ecofin informale di Lubiana, in collaborazione, insieme, preparammo una proposta sotto forma di lettera, una lettera dettagliata a firma del ministro allora Tommaso Padoa-Schioppa, nella quale ci si proponeva di suggerire la trasformazione dei comitati Lanfalussi in agenzie. Una proposta allora, diciamo, che suonava assolutamente radicale e che nell'Ecofin informale di Lubiana dell'aprile 2008 non fu appoggiata da nessun ministro. Il nostro ministro fu l'unico a fare questa proposta, dopo la quale ci fu il gelo in sala. Sono passati 4 anni o poco più, non solo i comitati Lanfalussi già da tempo sono diventati agenzie e stanno cercando di muoversi, stiamo muovendoci a tappe forzate verso una vigilanza europea. Quindi, diciamo, c'è stata un'accelerazione che nessuno allora, tranne forse i più lungimiranti, tra cui sicuramente Tommaso apparteneva, avrebbe potuto prevedere o immaginare. I passi che abbiamo visto nel 2012 sono stati rapidissimi. Nella primavera la Commissione ha diffuso dei comunicati, dei lavori di analisi e di proposta che suggerivano l'istituzione di un'unione bancaria. Unione bancaria significa diverse cose, significa vigilanza, significa assicurazione dei depositi, significa fondo di risoluzione, autorità di risoluzione a livello europeo, eccetera, eccetera. Questo in preparazione di quello che poi è stato il Consiglio europeo e il summit dell'euroarea della fine del giugno scorso, nel quale appunto i leader dell'area dell'euro hanno chiesto alla Commissione di fare una proposta dettagliata sotto la forma di testo legale
per una vigilanza unica, un meccanismo unico di vigilanza, coinvolgendo la Banca Centrale Europea e utilizzando l'articolo che è stato citato del trattato, l'articolo 127.6, che è l'articolo che consente al Consiglio europeo di decidere all'unanimità l'assegnazione, il conferimento di compiti specifici di vigilanza prudenziale alla Banca Centrale Europea. Questo è uno snodo chiave anche per discutere della coesistenza di cui parlava Sarcinelli poco fa. Dopo quello, naturalmente, la Commissione si è mossa con estrema rapidità, diciamo anche abbiamo avuto qualche consultazione con loro, eccetera, verso la metà di settembre ha circolato la propria proposta, sulla quale poi è cominciato il negoziato che, come dicevo, è in corso. Un punto importante, secondo me, di questo negoziato è stato il Consiglio europeo della settimana scorsa, in cui in mezzo a una serie di polemiche sulla tempistica, sulle modalità e sulle critiche, eccetera, eccetera, c'è stata però una riaffermazione molto chiara sia del calendario, cioè del fatto che i testi di legge che istituiscono questa autorità di supervisione europea devono essere finalizzati alla fine di questo anno, quindi confermando il calendario precedente, sia del fatto che la vigilanza dovrà coprire tutte le banche, sia pure in forma diversa, differenziata, adesso ne parleremo, ma tutte le banche dell'area dell'euro. Stiamo parlando di circa 6.200 e dispari banche, naturalmente molto diverse come caratteristiche e come dimensioni, con un grado di concentrazione notevole. Basta arrivare alle prime 25-30 per avere circa il 55-60% degli asset e poi, diciamo, via via poi a proseguire su banche che hanno ancora una rilevanza notevole, anche sistemica, ma soprattutto con riferimento ai singoli paesi. Quindi c'è una fascia di banche di grande dimensione e poi dopo si scende nella scala. Forse posso andare molto rapidamente sulle motivazioni fondamentali di questa proposta di riforma, perché le conosciamo bene, ne parlano tutti i giornali e anche, diciamo, nel nostro lavoro quotidiano di molti di noi fanno parte della materia del discutere. Ma sono fondamentalmente tre e credo che sia importante capire in queste tre motivazioni il fatto che gli argomenti di stabilità monetaria e finanziaria si fondono con le motivazioni di mercato unico. E questo è rilevante perché la stabilità monetaria si riferisce all'area dell'euro, mentre le argomentazioni afferenti al mercato unico hanno una validità per l'Europa 27. Quindi il fatto che ci siano, che si combinino questi due tipi di motivazione rende complesso il problema, come diceva Mario Sarcinelli, e crea delle questioni di cooperazione, io direi, fra le diverse autorità, alcune delle quali già in essere, tra cui l'EBA e il Sistema Europeo dei Rischi Sistemici, eccetera, e il nuovo supervisore. Quindi un problema di coesistenza, cooperazione e anche di modo di interagire comune. Quindi le tre motivazioni sono sostanzialmente interrompere il nesso rischioso fra stabilità dei sistemi bancari a livello nazionale e condizioni delle finanze pubbliche sempre a livello nazionale. Quindi vicious circle, il circolo vizioso, diciamo, fra instabilità dei sistemi bancari e instabilità dei sistemi fiscali, dovuto al fatto che, non essendoci un'unione bancaria, evidentemente l'instabilità dei sistemi bancari va ad appesantire direttamente le strutture fiscali, nella misura in cui e in quanto è la finanza pubblica di ogni paese che deve farsi carico della gestione delle crisi. Quindi questa è la motivazione principale e afferisce principalmente all'area dell'euro, perché questo è un problema che, anzi direi il problema principale, che ha creato problemi di stabilità proprio alla moneta unica nel suo fondamento. Poi c'è un problema che noi segnaliamo da tempo e che adesso è sotto l'attenzione di tutti, di frammentazione del mercato finanziario, cioè il mercato finanziario che fino al 2006 nell'area dell'euro era fortemente integrato, diciamo, guardando tutti gli indicatori di integrazione finanziaria, era un mercato pressoché unico su quasi tutti i segmenti, si è poi in seguito frammentato
soprattutto in senso assoluto anche all'interno dei paesi, ma molto particolarmente fra diversi paesi. Quindi stiamo parlando adesso di diversi sistemi finanziari separati, non voglio dire 17, tanti quanti sono i paesi dell'area dell'euro, ma parecchi sistemi finanziari separati all'interno del quale, all'interno di ciascuno dei quali i flussi avvengono in maniera difficoltosa, ma non possono avvenire se non in misura minima attraverso le frontiere. Ed evidentemente un'unione bancaria è un supervisore unico in quanto, diciamo, dà sicurezza al sistema finanziario e bancario e riduce il rischio di controparte, aiuta anche a ridurre la frammentazione finanziaria. Questa è una cosa che ha una valenza doppia, perché naturalmente la frammentazione finanziaria va a detrimento del mercato unico, quindi è un problema per tutta l'Europa, però al tempo stesso crea problemi anche alla trasmissione della politica monetaria. Questo è un punto che la BCE ha fatto spesso, cioè dire un mercato frammentato in cui non valgono quelle relazioni di arbitraggio che normalmente mantengono bilanciate le condizioni monetarie e finanziarie di diversi paesi, la trasmissione monetaria è difficoltosa. Il terzo punto è, e qui diciamo si affonda le radici nel tempo, cioè la terza finalità che questo sistema vuole perseguire è quella di conseguire una maggiore convergenza delle pratiche di vigilanza e quindi anche una maggiore efficienza del sistema di vigilanza. Io ho sentito diverse volte, e sono sicuro che Giovanni lo sente più spesso di me, grandi banche lamentarsi che sono sottoposte a degli standard di reporting, a delle standard di supervisione che si moltiplicano nell'area dell'euro in quanto la regolamentazione e la supervisione è frammentata. Quindi attraverso questo canale si rende più efficiente il sistema bancario e di nuovo si crea un level playing field che aiuta il mercato unico. Quindi queste sono le motivazioni di cui secondo me dobbiamo tenere presente questa doppia valenza. Questa valenza monetaria di area dell'euro, ma al contempo senza danneggiare e anzi possibilmente perseguendo le finalità di mercato unico. Allora la BCE, diciamo, poco dopo la proposta di conferire questi poteri di vigilanza, ha messo dei paletti che tuttora rimangono fermi e che è utile brevemente ricordare. Il primo è che deve trattarsi di una autorità di vigilanza forte, lo dico fra virgolette. Che cosa intendo per forte? Intendo un'autorità di vigilanza che dispone di tutte le capacità decisionali, di tutti gli strumenti di decisione vincolanti nei confronti degli operatori di cui un supervisore moderno ha bisogno, perché senza questi strumenti vincolanti, diciamo, at best si può fare una vigilanza light touch basata su esortazioni, su moral suasion, eccetera, ma siamo tutti convinti, credo, che questi non sono i tempi per una vigilanza light touch. Dopo quello che abbiamo visto, ci vuole un vigilante che abbia dei poteri di decisione adeguati. Allora, questo è importante, perché l'articolo 127.6 del trattato, che è un articolo che si riferisce non alla sola area dell'euro, ma si riferisce a tutta la Unione Europea, cioè così come è scritto, è applicabile l'articolo 127.6 e la funzione di vigilanza che esso conferisce si applica in linea di principio a tutti i paesi dell'Unione Europea, cioè tutti i 27. Tuttavia, gli strumenti decisionali che esso attiva, che sono gli strumenti decisionali della BCE, quindi regolamenti, decisioni, eccetera, che hanno questa caratteristica di essere vincolanti nei confronti degli operatori e di agire direttamente sugli operatori, questi sono limitati nella loro efficacia ai soli paesi che adottano l'euro. E quindi questo crea, oltre ai problemi di coesistenza di cui parleremo fra poco, ma anche un'articolazione diversa, perché soprattutto quando i nuovi strumenti legislativi europei, la CRD, la Capital Requirements Directive, la nuova, e l'annesso regolamento saranno in funzione, nei paesi dell'area dell'euro la Banca Centrale Europea sarà in grado di attivare e di utilizzare i propri strumenti vincolanti. Mentre per gli altri paesi che potranno aderire al sistema di vigilanza, il modo di agire sarà indiretto, e cioè sarà mediato dalle autorità nazionali.
quindi attraverso istruzioni alle autorità nazionali che poi dovranno intervenire nei confronti delle banche di quei paesi che vorranno entrare in una cooperazione rafforzata con il sistema di supervisione. Quindi è importante tenere presente questo requisito di efficacia operativa che è garantito dagli strumenti vincolanti della BCE. Questo implica però un certo vincolo, nel senso che la BCE per attivare questi strumenti deve, diciamo, agire nel modo previsto dal trattato. E il trattato prevede che le decisioni della Banca Centrale Europea siano prese dal Consiglio Direttivo, cioè l'organo che comprende, oltre ai membri del board, i governatori delle banche nazionali. Quindi un organo di 23 membri che vota a maggioranza semplice, eccetera. Quindi da questo non si può deviare, il trattato è scritto così. Il decisore ultimo della BCE e quindi anche del sistema di vigilanza, e sottolineo decisore ultimo, dovrà di necessità essere il Consiglio Direttivo. Questo non esclude naturalmente che ci siano poi degli altri organi creati, specifici per la vigilanza, che realizzano anche la separazione fra la funzione di vigilanza e le altre funzioni all'interno della Banca Centrale Europea. E verrò a parlarne fra qualche minuto. Però è importante capire che c'è una tensione, c'è un punto, diciamo, delicato, ecco, come l'ha chiamato Mario Sarcinelli, un punto delicato di equilibrio fra le prerogative che rimangono del Consiglio Direttivo e l'azione di vigilanza che, per i requisiti di separatezza che deve avere, dovrà essere svolta da un organo specifico, che è il Comitato della Vigilanza, che tra poco illustrerò, e che quindi, diciamo, avrà determinate prerogative, ma non potrà essere il decisore ultimo. Ho parlato di separazione dalla politica monetaria, sappiamo tutti i motivi, perché ci possono essere degli incentivi perversi quando il decisore in uno di questi due campi coincide col decisore nell'altro campo. Responsabilità nell'area bancaria possono indurre chi decide sulla politica monetaria a tenere degli atteggiamenti o delle politiche diverse da quelle che sono invece stabilite statutariamente. Quindi per fare questo bisogna che le due funzioni siano separate all'interno della banca. E questo, diciamo, crea un nuovo punto delicato. Come si realizza una separazione quando poi si tratta sostanzialmente sempre della stessa istituzione? È necessario avere non solo un organo separato, come ho appena detto, ma anche delle linee di lavoro separate, delle linee di reporting separate e delle regole interne, che probabilmente saranno pubbliche, su come l'informazione può fluire all'interno della Banca Centrale Europea. È importante anche tenere presente che l'articolo 127 dice che si possono conferire dei compiti specifici. Allora, cosa significa specifici? Nella, diciamo, opinione prevalente degli avvocati che discutono su questa parola, specifici significa che sono ben delineati, ben descritti, ben definiti e che non comprendono tutto. Specifici non significa che sono pochi o poco rilevanti. Specifici significa, nell'accezione prevalente, che devono essere ben elencati, diciamo così, e che non devono coprire tutto il campo della vigilanza, tutto l'universo della vigilanza. E questa è la ragione per cui l'articolo 4 del regolamento del Consiglio, che è stato pubblicato e che adesso è in discussione, comprende una lunga lista di strumenti che esaurisce il novero degli strumenti di vigilanza. È una lista ricca, se noi la leggiamo, molto ricca, vasta, però che non comprende tutto. Per esempio, la protezione del consumatore non è compresa, altri profili di vigilanza come la frode e cose di questo genere non sono comprese, rimangono nel campo di competenza nazionale. E quindi in questa maniera, diciamo, si soddisfa questo requisito statutario della specificità del conferimento delle funzioni.
Il testo poi contiene tutta una serie di clausole che riguardano l'indipendenza. La Banca Centrale Europea è già indipendente nelle funzioni che sono stabilite dal trattato, lo sarà anche dal punto di vista della vigilanza, come previsto dal Comitato di Basilea, che ha stabilito dei criteri generali sull'indipendenza dei supervisori. Vorrei sottolineare che le motivazioni analitiche che inducono a ritenere necessaria l'indipendenza delle banche centrali quando fanno politica monetaria, cioè il problema dell'incoerenza temporale, il problema della possibile influenza e interferenza di interessi di parte, eccetera, eccetera, queste motivazioni si applicano in maniera molto simile anche alla vigilanza, anche se diciamo, la letteratura economica non si è molto soffermata su questo punto, però si applicano, se ci pensiamo, in maniera molto simile, con ulteriore complicazione che la vigilanza è un mondo molto più complesso della politica monetaria, perché decenni di dottrina monetaria hanno ridotto, in alcuni casi esagerando, ma insomma hanno ridotto la politica monetaria a un gioco con uno strumento, un meccanismo di trasmissione e un obiettivo, in cui bisogna semplicemente fare un'operazione di controllo ottimo. Nessuno si è mai sognato di fare un'operazione del genere per la vigilanza. Abbiamo dozzine e dozzine di strumenti che si accavallano fra di loro. Il meccanismo di trasmissione nessuno si è mai sognato di analizzarlo, e gli obiettivi sono molto complessi da definire. Safe and sound, il criterio della safety and soundness delle financial institutions, con in più tutti i criteri della vigilanza macroprudenziale, gli stessi obiettivi della vigilanza sono molto complessi. Quindi tutto questo crea una serie di complessità. L'ultimo punto che voglio sottolineare come criteri generali è quello del decentramento. Cioè noi vogliamo che il sistema funzioni come un sistema di vigilanza che comprende la BCE insieme alle autorità di vigilanza nazionale. Quindi utilizzando al meglio le risorse umane di conoscenza, di informazione statistica, eccetera, che sono ovviamente oggi quasi esclusivamente nelle autorità nazionali, che diciamo, hanno svolto questa funzione per moltissimi decenni. Sarebbe un errore dire, pensare o addirittura pretendere che la vigilanza passasse dall'oggi al domani o anche con un periodo di transizione di un anno dalle autorità nazionali alla BCE. Questo non è fattibile, le risorse non ci sono, l'expertise sono cose che si sviluppano nel tempo. Quindi vogliamo che il sistema funzioni come sistema di vigilanza, così come il sistema delle banche centrali ha funzionato per la politica monetaria, in un ambito, vorrei dire, un po' più semplice, perché organizzare le operazioni di rifinanziamento, sì, è complesso, diciamo, però contiene un elemento di meccanicità che lo rende più semplice, secondo me, da un punto di vista operativo, mentre la vigilanza è un mondo molto complesso, in cui i fattori umani, difficilmente quantificabili, svolgono un ruolo preponderante. Però il sistema dovrebbe essere analogo, a lavorare come sistema, naturalmente in maniera differenziata a seconda delle diverse situazioni, e tra poco dirò qualcosa su questo. Allora, la governance di questo sistema dovrebbe essere fatta in questo modo. C'è il consiglio direttivo della BCE, il Governing Council, come ho detto, che sta in testa a tutto, è il decisore principale. Però noi vorremmo che il Governing Council fosse coinvolto in situazioni soltanto eccezionali, perché la vigilanza richiede tutta una serie di azioni e di mini decisioni, oltre alle decisioni importanti, ma anche di micro decisioni su casi specifici, che non possono essere escalate, diciamo, al livello di un organo direttivo così elevato. E quindi, per questa ragione, la proposta della Commissione, che noi condividiamo, contiene una proposta appunto di un comitato di supervisione. Questo comitato di supervisione dovrebbe contenere i responsabili della vigilanza di tutte le autorità che aderiscono al sistema, a livello di board, diciamo, quindi il numero uno della vigilanza nelle diverse istituzioni, siano esse banche centrali o autorità di vigilanza non banche centrali, e poi conterrà un certo numero di membri del board della BCE. Questo ancora è un aspetto su cui si sta negoziando, ma comunque è prevedibile che la BCE, oltre che diciamo, tramite il consiglio direttivo, abbia una presenza anche nel comitato di supervisione, nel supervisory board. La nostra visione di come questo sistema funziona è che questo supervisory board dovrebbe essere
coinvolto a tempo pieno, a tempo pressoché pieno sui compiti di vigilanza, dovrebbe sostanzialmente prendersi carico di tutte le azioni, di tutti gli interventi che devono essere eseguiti in collaborazione e in contatto continuo con le autorità di vigilanza nazionale, i cui capi naturalmente sono rappresentati nel Supervisory Board, quindi c'è un nesso evidente. Per rendere più efficiente il Supervisory Board, il comitato di vigilanza, si prevede che ci sia uno steering committee, un comitato più ristretto, che prevedibilmente dovrà contenere i rappresentanti dei paesi che hanno una dimensione in termini bancari maggiore e che preparerà, agevolerà, renderà più efficienti i meccanismi decisionali all'interno del Supervisory Board. E poi, diciamo, sotto e a fianco di questa struttura c'è naturalmente uno staff dedicato, che è diverso e separato da quello che servirà alla politica monetaria, uno staff, diciamo, che fornisce l'analisi e i dossier, di cui farà parte, ritengo probabile, anche un comitato, diciamo, tecnico, fatto di nuovo da autorità nazionali e probabilmente presieduto dalla BCE, che fornirà le analisi tecniche e, diciamo, attirerà l'input dalle autorità nazionali. Qual è il perimetro? Il perimetro sia geografico sia il perimetro istituzionale di questa nuova autorità. Cominciamo col perimetro istituzionale. Allora, la Commissione ha insistito fin dall'inizio, e credo abbiano ragione, che in ultima istanza il sistema deve coprire tutte le banche, perché se così non è facile prevedere che si crea un sistema a due livelli, un two-tier system, con vigilanza, non voglio dire di prima qualità e di seconda qualità, però certamente con stili di lavoro e anche forse con incentivi diversi, di cui uno può sforzarsi di, diciamo, di forzare un'omogeneità, ma probabilmente avrebbe comunque delle differenze significative e questo porterebbe come conseguenza una segmentazione del sistema. Fra una categoria di banche, quelle che sono vigilate, diciamo così, direttamente, e quelle che è un'altra categoria, presumibilmente quelle di minore dimensione, eccetera, che in questa ipotesi che alcuni caldeggiano, ma non noi, sarebbero gestite pressoché interamente dalle autorità nazionali. Aggiungo che i paesi piccoli sono particolarmente contrari a questa visione, diciamo, a due livelli, perché sono paesi che normalmente hanno delle banche di dimensione abbastanza piccola e quindi probabilmente vedrebbero, diciamo, pochissime o forse nessuna delle loro banche vigilate a livello di Banca Centrale Europea, cosa che assolutamente non vogliono. Perché già da ora, poi non so se avranno ragione o no, spero di sì, ma già da ora la ritengono una vigilanza di prima classe. Vedremo. È incoraggiante che loro lo pensino e faremo di tutto, ma insomma è importante osservare a questo stadio del negoziato che i paesi piccoli sono particolarmente contrari al sistema a due livelli. Quindi perimetro esteso a tutte le banche, ma naturalmente con modalità diverse. Ecco, allora, lavorando come sistema, la Banca Centrale e le autorità nazionali, con tutti gli organi che ho appena descritto, potrà accadere che uno scriva le regole di vigilanza, chiamiamole così, il manuale della vigilanza, in modo tale che per certe categorie di banche non sistemiche, locali, di minore dimensione, eccetera, eccetera, è l'autorità nazionale a farsi carico giorno per giorno, settimana per settimana, delle funzioni operative. Questo evidentemente, perché non è possibile che, diciamo, risorse limitate, personale limitato dalla BCE possano essere presenti in tutte le realtà locali. Questo però richiede due cose. Primo, che il centro cosiddetto possa ottenere sempre tutte le informazioni necessarie. E primo, che se si sviluppano delle situazioni che possono creare instabilità o delle criticità anche a livello locale nel sistema bancario, ci sia sempre la possibilità da parte del centro. Il centro, essendo il Supervisory Board, quindi ci sono dentro anche le autorità nazionali lì, insomma, il Supervisory Board può portare alla propria attenzione, quindi anche alla propria vigilanza diretta, anche delle realtà locali,
se la necessità si presenta. Questo per quello che riguarda il perimetro istituzionale. Poi c'è il perimetro geografico. Allora, ho già accennato alla, come dire, dicotomia area dell'euro e resto dell'Unione Europea. Il sistema è costruito in prima istanza per l'area dell'euro, perché, come ho detto, gli strumenti sono direttamente efficaci solo per i paesi euro. Però è auspicabile, e noi desideriamo, che altri paesi dell'Unione Europea entrino in contatto col sistema e vi partecipino. E c'è una forma di cooperazione rafforzata, diciamo, di adesione rafforzata, close cooperation, nella regolamentazione, che prevede proprio questo, che su richiesta di questi paesi, e dopo un vaglio delle condizioni, questi paesi possono aderire e a quel punto, diciamo, sono sottoposti a tutte le stesse regole del sistema. Ritengo che a questi paesi verrà dato anche il diritto di voto, ritengo, nel Supervisory Board, non nel Governing Council evidentemente, perché questo non è consentito dal trattato, ma nel Supervisory Board. La modalità di gestione di questi casi però sarà diversa, come ho già detto, cioè sarà necessario utilizzare le legislazioni nazionali, e questo richiederà alla BCE di impartire istruzioni alle autorità nazionali, che poi a loro volta le renderanno operative sulle banche nella loro giurisdizione. Non so come sto facendo come tempo, che cosa suggerite? Vado avanti? Vai tranquillo. Vado avanti un pochino. Allora, una questione molto importante, qui arrivo al discorso della coesistenza. Allora, esiste un'autorità bancaria europea a Londra, che è stata costituita appunto per trasformazione del comitato Lanfalussi specifico sulle banche e che svolge tutta una serie di funzioni per l'area dell'Unione Europea nel suo complesso, cioè per i 27 paesi. Si tratta essenzialmente di un regolatore, non di un supervisore, cioè deve stabilire delle regole applicabili erga omnes che garantiscano il mercato unico bancario e deve anche favorire la convergenza e, diciamo, progressiva omogenizzazione delle pratiche di vigilanza. Questo è quello che l'EBA ha nel suo statuto e nel suo DNA. Oltre a delle funzioni specifiche, diciamo, di intervento importanti ma limitate in momenti di crisi in cui possono intervenire o in casi di disaccordo fra supervisori, circostanze nelle quali l'EBA può svolgere un ruolo di mediazione, diciamo così, anche di mediazione vincolante. Allora, noi siamo dell'opinione non solo che l'EBA deve continuare a svolgere la sua funzione e se possibile nei modi giusti rafforzarsi, ma che il ruolo dell'EBA di regolatore, come ripeto, è complementare con il ruolo del supervisore, che sarà quindi del sistema. Fare la regolamentazione e fare la vigilanza sono due cose differenti, anche se ci possono essere delle aree grigie in certe circostanze. Per esempio, uno può, cioè, il supervisore di solito ha un manuale di vigilanza che esso stesso prepara, uno può considerare una forma di regolamentazione, ma è una regolamentazione specifica che serve per rendere funzionale una funzione di vigilanza. Alcuni paesi al di fuori dell'area dell'euro, tutti sono d'accordo sul fatto che l'EBA continui e che, diciamo, deve lavorare insieme al meccanismo unico di vigilanza. Alcuni paesi al di fuori dell'area dell'euro ritengono però necessario che si intervenga sui meccanismi decisionali e sui meccanismi di voto al fine di evitare quello che essi ritengono, mi riferisco al Regno Unito evidentemente, soprattutto, non solo, ma soprattutto per evitare degli sbilanci, diciamo, degli scompensi determinati dal fatto che evidentemente all'interno dei 27 paesi che stanno nell'EBA ce ne saranno quantomeno 17 che saranno fortemente coordinati fra di loro in tutti i loro comportamenti, non solo di vigilanza, ma anche di decisione, di voto, di orientamento, di filosofia su come si conduce la vigilanza, insomma tutta una serie di cose. E quindi richiedono, e questo è un punto complesso, ancora in discussione, richiedono che ci siano dei cambiamenti
nei meccanismi di voto sostanzialmente per tenere conto di questo. La istituzione del meccanismo richiede l'unanimità nell'Unione Europea, quindi tutti e 27 devono essere d'accordo. E quindi evidentemente in queste situazioni sappiamo bene che ciascuno ha un potere negoziale proprio specifico che fa sì che evidentemente si dovrà trovare una soluzione a questi problemi, e penso che si troverà. Per quello che riguarda i poteri di mediazione, le casistiche di intervento dell'EBA, eccetera, la BCE non ha niente in contrario che l'EBA, diciamo, per queste prerogative che fanno parte del proprio statuto, possa prendere delle decisioni che sono anche vincolanti nei confronti del supervisore BCE, così come sono vincolanti per tutti gli altri supervisori. Cioè non insistiamo su niente che sia diverso dall'uguaglianza di trattamento fra tutti i supervisori che partecipano. Certamente, quando nel colloquio che noi abbiamo con gli amici non dell'euroarea, soprattutto con gli inglesi, facciamo presente che questo sbilancio che loro lamentano è costituito dal fatto che ci sono 17 paesi che si sono messi insieme e che sono più armonizzati, più coordinati di prima, quindi questo dovrebbe essere visto come un passo favorevole verso un mercato unico che funziona meglio, non come un rischio come loro tendono a vederlo. Ma questo insomma fa parte della discussione. Poi c'è un'altra cosa che si chiama sistema europeo del rischio sistemico, European Systemic Risk Board, Consiglio europeo del rischio sistemico. È stato creato dopo la crisi, sempre con la riforma del 2010, per tenere conto dell'evidenza che si è venuta a creare, insomma gli aspetti macroprudenziali che sono prevalenti. Non esiste, secondo me, oggi una vigilanza che non debba essere anche macroprudenziale. Cioè, l'aspetto micro e macro deve essere connesso. Questa è la ragione, lo dico fra parenti, questa è la ragione per cui in quegli strumenti dell'articolo 4 a cui facevo riferimento prima ci sono anche strumenti che hanno una finalità macroprudenziale. Ma il sistema del rischio sistemico, il board del rischio sistemico, ha come sua responsabilità quello di fare una sorveglianza sui rischi sistemici, non di decidere, perché non ha strumenti decisionali, questo è molto importante, non è stato creato con l'articolo 127. O meglio, l'articolo 127 c'entra solo nel senso che autorizza la BCE a fornire il supporto tecnico al Systemic Risk Board, ma non sostiene il Consiglio di per sé stesso. Quindi hanno strumenti complessivamente deboli e emettono raccomandazioni, come tutti sappiamo, alle varie autorità. È perfettamente evidente che molte di queste strutture si sono venute a creare in maniera incrementale nel corso del tempo, Quindi questo è una realtà con la quale noi adesso dobbiamo vivere e penso che ci sia una complementarietà o un modus vivendi positivo, una coesistenza, per usare la parola di Mario Sarcinelli, positiva, nel senso che il sistema del rischio, il Consiglio del rischio sistemico rivolge delle raccomandazioni che riguardano gli strumenti macroprudenziali e li può benissimo rivolgere anche al supervisore responsabile per l'area dell'euro, il quale avrà invece però il potere decisionale per questi strumenti macroprudenziali. Quindi un gioco delle parti io ritengo utile, anche perché il Consiglio del rischio sistemico è esteso anche ai paesi non euro, quindi a tutte le dimensioni di trasmissione dei rischi fra l'area dell'euro e il resto dell'Europa, quindi c'è un contributo importante che può continuare a dare, ma in termini di raccomandazioni, in termini di suggerimenti, in termini di moral suasion al supervisore, che invece avrà gli strumenti in mano. Ho già parlato dell'associazione dei paesi esterni. Una curiosità interessante e importante è che il supervisore dovrà avere un bilancio separato, il suo bilancio non sarà aggregato, consolidato con quello della BCE, dovrà avere un bilancio separato da regolamento.
e che questo parte delle spese in questo bilancio dovranno essere coperte da contribuzione, diciamo così, da commissioni, da fees. Diciamo, questo lo dice la legge che è stata proposta e che è in discussione, ma non c'è fino adesso nessun parere dissenziente su questo punto, delle fees che avranno, diciamo, una relazione con le caratteristiche delle banche probabilmente, cioè con la dimensione delle banche, con le loro proprietà sistemiche, con i rischi che si portano, questo è tutto quanto da stabilire, però il criterio è chiaro. Le spese del supervisore, che non credo saranno esorbitanti in termini aggregati, dovranno essere in parte, non nella loro totalità, ma in parte, coperte da questa forma di introito, che quindi, diciamo, in collaborazione con le autorità di vigilanza che fanno parte del supervisory board, le modalità dovranno essere studiate e stabilite. Chiudo semplicemente ricordando quelli che secondo me in questo momento, cioè oggi, sono i due principali problemi aperti e le due principali difficoltà del negoziato a seguire. Il primo è l'entità e le modalità della delega, diciamo, come articolare il sistema al suo interno. Quanta delega e in che forma può essere data al supervisory board e a cascata, quanta delega e quanto decentramento può essere fatto dal supervisory board alle autorità nazionali, articolate in maniera diversa nelle diverse categorie di banche. Perché è un punto complesso? Concettualmente secondo me non lo è, ma da un punto di vista giuridico è complesso. Avrete forse visto che è stato diffuso ed è stato anche poi passato ai giornali, c'è stato un articolo del Financial Times qualche giorno fa, un parere legale fatto dai servizi legali del Consiglio, nel quale sostanzialmente si sostiene che una interpretazione corretta, a loro opinione, forse un po' rigida, si può sostenere, del trattato non consente nessun tipo di delega e nessun tipo di decentramento, cioè a dire, in virtù di una dottrina giuridica che credo si chiami dottrina Meroni, io non sono un giurista, ma si sostiene, alcuni sostengono che è molto difficile, diciamo, realizzare delle forme di delega di funzioni che sono conferite dal trattato. Questa è una questione giuridica molto complessa. Naturalmente attiene in parte anche a come uno definisce che cos'è una decisione. Allora, se io stabilisco un quadro decisionale molto chiaro, e questo viene deciso a livello superiore, e dopodiché ci sono delle azioni, delle iniziative, degli atti di vigilanza che devono essere eseguiti all'interno di questo quadro, sto decidendo o non sto decidendo? Che cos'è una decisione veramente? È qui che si deve giocare la questione. Cioè, è chiaro che il Consiglio Direttivo della BCE, il Governing Council, organo supremo, dovrà prendere queste decisioni, diciamo, di struttura, diciamo, di impianto fondamentale. Questo nessuno lo mette in dubbio. Però nessun organismo può funzionare in maniera efficiente, un organismo complesso, se non c'è qualche delega, perché lo sappiamo benissimo, ciascuno di noi lo sa. Quindi si tratta di trovare una compensazione, un equilibrio fra queste due esigenze. Ma questo è complesso, da un punto di vista giuridico è complesso. E poi naturalmente l'altro punto su cui ci sarà un'evoluzione, che non è ancora definito, è proprio le modalità di partecipazione dei paesi non euro, ivi compresa l'interazione e quindi le modalità decisionali all'interno dell'EBA. E lì, come dicevo, ci sono punti di vista diversi, è necessario trovare un punto di accordo, non se ne può fare a meno, però ancora questo, diciamo, punto di accordo non c'è, diciamo, ci si sta lavorando, ci sono ancora diverse settimane, ma ancora non c'è. Quindi questi sono i due punti, credo, di osservazione principali che occorre tenere presente nel prosieguo. Adesso aspetto la reazione di Mario Sarcinelli. Adesso diciamo un applauso molto sentito. Reagire a quanto ci ha detto Ignazio Angeloni.
perché ciò che ci ha detto riflette non soltanto la sua dottrina, ma anche tutta l'informazione che egli ha accumulato in questo periodo. E io devo dire che alcuni particolari non mi erano noti, o se mi erano noti non erano con la stessa chiarezza con la quale egli li ha esposti. Io però vorrei, come sempre, fare un po' il pirino. Chi mi conosce sa che non sono persona... E mi rifaccio a quello che scrissi 20 anni fa. Nel 92 io pensavo che ci dovesse essere un'agenzia sul tipo della Banca Centrale Europea che si occupasse della vigilanza. Se oggi noi avessimo questa, una serie di problemi che si sengono a determinare, che io ho chiamato di coesistenza, che si possono chiamare come si vuole, di potenziale conflitto e via di questo passo, scomparirebbero. Perché non si fa? Perché evidentemente oggi esiste il 127.6 che permette, attraverso una decisione del Consiglio, presa in verità all'unanimità, di rendere operativa questo cambiamento di struttura. E quindi non richiede la codecisione del Parlamento. Devo notare a questo riguardo che il Parlamento ha già fatto, emanato un ordine del giorno in cui si dice molto dispiaciuto del fatto che attraverso questo escamotage esso viene bypassed. Nell'ultimo documento che ho letto sempre del Parlamento, non credo che sia l'ultimo in ordine di cronologico, ma insomma l'ultimo che ho letto, questa problematica non viene in qualche modo portata avanti, questo tipo di polemica. Usano però una frase che mi lascia molto dubbioso, perché dicono che tutta la materia che è stata portata alla loro attenzione va trattata in maniera unitaria, che significa che mettono sotto il tappeto questa problematica qui, e può darsi che riemerga. Ma al di là di quelli che sono i dibattiti interni agli organi, il problema vero è che noi stiamo costruendo l'Unione Europea come sono state costruite le città medievali italiane, cioè attraverso una serie di stratificazioni, ciascuna delle quali ha una sua stile, una sua validità, una sua capacità anche di trasmettere un messaggio, ma non necessariamente sono rispondenti ad un disegno unitario. E qui stiamo facendo più o meno la stessa cosa. Arriviamo con un'Unione Europea che è divisa tra paesi euro e paesi non euro, e cerchiamo attraverso una serie di accorgimenti di far sì che questa frattura non si manifesti in maniera molto forte. L'altra ragione per la quale io sono un po' affezionato alla mia idea iniziale di avere una autorità separata e distinta è che in effetti la giustificazione che è sempre stata data per la coesistenza nella Banca Centrale della funzione di vigilanza e che in questa maniera la Banca Centrale conosceva perfettamente la situazione delle banche che ricorrevano ad essa attraverso la funzione di vigilanza. E quindi c'era una sinergia. Ora, la Banca Centrale Europea non ha una funzione di lending of last resort. Può fare tutte le operazioni che vuole. Si basa però su una valutazione di tipo macroeconomico, ma non interviene mai a favore di una singola istituzione. Quando si discusse delle funzioni e dei poteri della Banca Centrale Europea, io mi azzardai a proporre che ci fosse anche una funzione di lending of last resort. Ovviamente venni zittito immediatamente. E mi limitai soltanto a pubblicare le mie riflessioni sul giornale degli economisti, ma questo è un altro dettaglio personale.
l'articolo non fu scritto soltanto da me, fu scritto anche da un ragazzo molto bravo, che adesso è un uomo fatto, che è Andrea Riva di Maiano. Allora, oggi la Banca Centrale Europea ha anche questo European Systemic Risk Board, che nel momento attuale è presieduto dal Presidente della Banca Centrale Europea. In effetti dovrebbe essere sempre così, ma di fatto il Regno Unito ha ottenuto che il sistema non sia, diciamo, preassegnato, che la funzione non sia preassegnata. Allora, quello che interessa alla Banca Centrale Europea è sostanzialmente non la vigilanza microprudenziale, pesante, da gestire, con una varietà di strumenti e spesso anche una varietà di obiettivi. È una problematica che riguardano, allorché si va nella resolution e anche, diciamo, nel revamping delle banche, molto particolari, che comportano oneri per le pubbliche finanze. Allora, era proprio necessario affidare alla Banca Centrale Europea questa funzione? A mio avviso, dal punto di vista logico e sistematico, la risposta è negativa. Se poi mi si dice, oggi come oggi, l'unica istituzione non soltanto in grado di assumere quest'onere, che per giunta ha un appiglio nel 127.6 e che è un'occasione per far progredire l'Unione Europea, e allora cerchiamo di non essere, come direbbe la ministra Fornero, ciusi, cioè cerchiamo di non essere troppo esigenti, di non cosa. Ma se io devo essere coerente con me stesso, cercando di mantenere un minimo di, come dire, di continuità nel pensiero negli ultimi 20 anni, dovrei dire che in effetti noi ci stiamo incamminando per rendere il disegno di questa città europea ancora più arruffato, ancora più difficile da decrittare e probabilmente anche da amministrare. Ignazio Angeloni ha fatto una presentazione da par suo, cioè lineare, e diciamo, dati i vincoli, convincente. E io devo riconoscere che oggi come oggi non avremmo altra soluzione. Ed è il guaio di vedere sempre come questa costruzione in cui ci siamo impegnati in 50-60 anni procede fondamentalmente sulla base delle contingencies, sulla base sostanzialmente delle occasioni che si offrono, piuttosto che lungo linee di realizzazione di un progetto. Intendiamoci, oggi si torna a parlare di unione politica, però ricordo a me stesso che quando c'era la CIG, la cosa intergovernativa, la convenzione intergovernativa per Maastricht, e ci fu anche quella per l'unione politica, voluta da Kohl, e non fece assolutamente nessun passo in avanti. Quindi non è che noi abbiamo avuto delle persone, dei leaders in grado di capire e soprattutto di proiettarsi in un futuro. Siamo stati in qualche modo o scettici o peggio ancora pigri nel portare avanti. Probabilmente non posso rimproverare a me stesso questa pigrizia, ma certamente come collettività, non solo italiana, ma soprattutto europea, dobbiamo farcela. Non posso che ringraziare Ignazio Angeloni, potrei ripetere quello che lui ha detto, ma credo che annoierei tutti quanti. Grazie. Bene, una sola battuta, ma non per
contraddire il professor Sarcinelli, ma per avere un attimo di ottimismo su questo percorso che comunque è complesso. Le città italiane comunque rimangono le più belle d'Europa, nonostante il... Sono difficili da mantenere. Quello che non ci riusciamo a rendere conto è che ricostruire l'Aquila ci costerà l'ira di Dio. E se non lo faremo sarà un delitto. Credo abbiamo qualche minuto per un'interazione con... Non avevo dubbi che Puccio volesse prendere la parola, quindi se gli diamo un microfono... Bravissimo, grazie. Non torno sugli argomenti toccanti dal dottor Sarcinelli, se non per dire che avendoci sbattuto la testa per una quarantina d'anni, ho finito col pensare che si tratti di problemi di natura organizzativa che noi, quando trattiamo questi argomenti, scambiamo per problemi di natura economica, di scienza monetaria o qualcosa del genere, e invece qualsiasi impresa sa che deve scegliere McKinsey per decentrare e poi passa da Booz Allen per riaccentrare, e la verità in termini organizzativi non si riesce mai a raggiungere. Quindi consoliamoci che non c'è una visione pura e una impura, non riusciremo mai a venirne fuori. Ma a parte questo, caso specifico a cui hai accennato, ma che ho vissuto lunedì mattina, sono stato a festeggiare i 20 anni dell'associazione bancaria praghese, dove c'è un mercato bancario, situazione Florida, banche che vanno bene, 95% del sistema bancario straniero, c'è il belga, c'è la ING, ci sono gli italiani dell'Unicredito, c'è la Erste Bank e compagnia bella. Intervento pesantissimo nei toni del Ministro dell'Economia e del Governatore della Banca Centrale, che sono ovviamente fra quelli che non sono dentro, ma secondo me peggio degli inglesi, perché gli inglesi sono i campioni delle host countries, le loro banche non ci sono, loro hanno il problema di cosa fanno gli stranieri a casa loro, no? Qui hanno lo stesso problema, ma hanno il problema dell'ossessione, del terrore che gli portino via i soldi, la liquidità. Loro hanno un sistema di controllo su tutte queste banche straniere, per cui tutti i giorni devono dire qual è l'esposizione che hanno verso le loro case madri, non gli lasciano portare fuori liquidità, non gli lasciano portare fuori dividendi e niente del genere. Secondo me già in violazione del trattato sotto il profilo della libertà di movimento di capitali, eccetera. Ma per venire al tema che tu hai illustrato, questi gruppi che sono poi all'origine della necessità di fare il mercato finanziario unico cross border, visti dal loro lato, e cioè con il sistema host home che è stato il cavallo di battaglia fino al 2007, fino alla crisi, come si inquadra dentro le attuali previsioni? Io ho letto i vari documenti, ma questo punto non l'ho trovato toccato. Grazie. Dario Focarelli. Due domande, una domanda e una considerazione. In tutta questa costruzione non mi è chiarissimo, diciamo, il punto fondamentale, che è poi quello che rende la vigilanza diversa dalla politica monetaria, cioè la relazione, diciamo, con la finanza pubblica e col governo, diciamo, se esistesse un governo europeo. Purtroppo non esiste e quindi, diciamo, il tema è complicato. La vigilanza è diversa, diciamo, dalla politica monetaria, proprio perché col governo deve in ogni caso avere un rapporto, perché deve risolvere le crisi, cioè deve risolvere, qualcuno deve pagare quando purtroppo succede, diciamo, il disastro.
in tutta l'architettura che tu ci hai raccontato, questo tema di gestione delle crisi è, come dire, assente o perlomeno sfumato. Quindi se ci puoi dare qualche, diciamo, indicazione in più, perché onestamente mi sembra un punto delicato. Collegato a questo è l'assicurazione dei depositi. Cioè in tutti i paesi, diciamo, il sistema di assicurazione dei depositi è il primo, come dire, il primo argine. Nessuno pensa di risolvere il problema della sicurezza e della messa in salvaguardia delle banche con l'assicurazione dei depositi, ma comunque è il primo argine, se non altro perché cerca di evitare il rischio di run, diciamo, almeno su un numero specifico di istituti. Anche questo, diciamo, nel disegno complessivo mi sembra che sia, almeno per quello che conosco io, messo poco a fuoco. E sulla questione invece EBA, eccetera, su quale molto ti sei dilungato, e ISRB, io invece vedo un tema più generale. Cioè tu c'hai un sistema finanziario europeo che ha una costruzione generale nel quale poi c'è la parte dei mercati con e la parte delle assicurazioni. Tu ti sei concentrato, diciamo, sul tema della relazione con EBA, ma onestamente manca totalmente il disegno, diciamo, complessivo. Tu avresti alla fine di tutta questa storia un sistema bancario che ha un'unione europea, un sistema assicurativo che rimane nazionale, credo, voglio dire, succede anche negli Stati Uniti, quindi non è che sarebbe la prima volta, diciamo. Però è un sistema che ai sensi del trattato è proprio escluso specificatamente, e la domanda è tutta la parte, diciamo, finanziaria, quella, no, che guardo Vittorio, è il tema. Che cosa è? La vostra soluzione su EBA, devo dire la verità, può funzionare in termini pratici, ma devo dire è difficile da argomentare in maniera forte. Mi spiego, l'idea è, qualcuno la semplifica, ce l'avamo anche in Italia, il Dipartimento del Tesoro, qui tutte persone che ci sono state, fa le norme e la Banca d'Italia attua, poi dopo c'è il CICRE che in qualche modo rende, ma questo funziona quando è il Dipartimento del Tesoro, cioè l'EBA non è il Dipartimento, cioè non ha rapporti diretti sia pure con la Commissione e eventualmente con chi mette i soldi in caso di crisi. Quindi onestamente dal punto di vista di costruzione la vedo un filino debole, nel senso che ha senso se chi mette i soldi aiuta a scrivere le regole, ma qui non c'è chi mette i soldi, o perlomeno non è chiaro. Non ha un potere diretto di scrivere le regole, onestamente, diciamo, la cosa sembra un filino zoppa. A maggior ragione se lo vedi nel quadro generale di un sistema finanziario e un sistema assicurativo che rimangono, diciamo, fuori dall'orizzonte. C'è Rainer. No. Posso? No, volevo, anch'io penso che il problema della, con la questione della funzione regolamentare, che un po' scolasticamente, tradizionalmente, viene visto come uno dei cardini essenziali dell'attività di vigilanza, e il fatto che essa rimanga all'EBA ovviamente è un fatto, sì, ovviamente l'EBA esiste, va confermata nel suo ruolo, però credo che nella gestione poi dei rapporti con le altre autorità, sia essa l'EBA o le autorità di vigilanza nazionale, questo della coesistenza di una autorità di vigilanza unitaria che non ha di per sé dichiaratamente funzioni regolamentari e che non ha nemmeno il compito di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza, funzione che rimarrebbe affidata all'EBA, sia un vulnus non marginale. Quindi ha da una parte ovviamente il vantaggio o l'asset di affidare a un'autorità di vigilanza quale l'EBA un compito che si rivolge a tutti i paesi membri, peraltro, diciamo, mi pare che incida negativamente sulla pienezza del ruolo della banca centrale come autorità di vigilanza. Il secondo punto è il discorso dei poteri, insomma, delle risoluzioni delle crisi bancarie. A me sembra, così almeno emerge dalla proposta, che l'autorità di vigilanza unitaria dei paesi dell'euro, la Banca Centrale Europea, avrebbe dei poteri di early intervention e quindi potrebbe richiedere il cessare di attività a maggior rischio o richiedere rafforzamenti di capitale, ovviamente si dovrebbe fermare lì e quindi la parola passerebbe alle autorità di resolution. Ma
ecco, questa ovviamente stiamo parlando di una situazione in Fieri che è oggetto di una proposta del giugno scorso che oggi appare ormai già datata sulla base dell'evoluzione, diciamo, prospettica della normativa in termini di vigilanza, perché nella sostanza quello che si configura sul fronte della gestione della crisi e della risoluzione della crisi è quella di 27 autorità di resolution, fra l'altro nemmeno coincidenti fra di loro, perché gli Stati membri sarebbero liberi di affidare questo compito o alle stesse autorità di vigilanza, o alla Banca Centrale, o al Ministero delle Finanze, o ai sistemi di garanzia deposito. Quindi mi sembra che la proposta relativa al conferimento di poteri di vigilanza alla Banca Centrale Europea almeno dovrebbe porre inevitabilmente l'obiettivo di un accentramento dei poteri di resolution e questa volta non direi nemmeno racchiusi o circoscritti ai paesi della zona euro, ma in una logica, diciamo, di autorità di resolution unica per i 27 paesi dell'Unione. Grazie. Anch'io ho molto apprezzato la presentazione che ci è stata fatta e alcune asperità evidentemente Ignazio Angeloni le ha ben presenti. Su queste stiamo evidentemente insistendo. Io mi permetto di insistere su due questioni anch'io. La prima è questa dell'autorità di risoluzione e diventa un problema, a mio avviso, addirittura di democrazia del sistema europeo. Noi sappiamo dai tempi di Montesquieu che chi fa le leggi non può essere al contempo il governo che, per così dire, applica le leggi e tantomeno può essere l'autorità giudiziaria che emette le sentenze. È un principio fondamentale di qualsiasi sistema democratico. Lo pongo in termini un po' provocatori. Però se la BCE fosse al contempo il regolatore, fondamentalmente tramite Basilea, dove peraltro ha un peso rilevante, fa le regole, poi le regole le applica come autorità di vigilanza e poi avesse anche l'autorità di risoluzione, io trovo che questo sistema sarebbe fortemente preoccupante sotto un profilo democratico. Per di più creerebbe un problema fondamentale per la BCE, perché la risoluzione, piaccia o non piaccia, se non è una vera risoluzione, spesso non lo è, richiede taxpayers' money e quindi metterebbe la BCE sotto scacco delle autorità politiche. In realtà posso confessare in questa sede che nell'ambito delle discussioni del gruppo della Rosière queste problematiche sono emerse e Lanfalussi della Rosière ed io eravamo favorevoli a creare nell'ambito della BCE un'autorità di vigilanza sulla base della considerazione che era l'unica istituzione che poteva gestirla. L'EBA avrebbe avuto delle difficoltà e purtroppo i fatti non ci hanno smentito. Però chi è intervenuto contro questa ipotesi, che ripeto aveva Lanfalussi, aveva Della Rosière, aveva fondamentalmente è intervenuta la Bundesbank, perché i rappresentanti, il governatore della Bundesbank che è intervenuto e non solo lui ha detto mai e poi mai, perché noi temiamo la commistione proprio nel momento della crisi fra il potere politico e il potere della BCE. Non è tanto e soltanto il problema di nesso fra politica monetaria e salvataggio delle banche in generale, ma temiamo proprio quel momento e quindi volevo un attimo sentire il tuo parere su questo punto. L'altra piccola questione, ma è forse nessuno di noi due è un giurista, però io avrei forti obiezioni a considerare che l'EBA sia un'autorità di regolazione proprio sulla base della Meroni Doctrine. Cioè la regolazione la può fare la Commissione, il delegante non può delegare. Quindi, prego. Vabbè, allora stiamo dicendo la stessa cosa. Quindi l'EBA non ha poteri, ha poteri di regolazione secondaria, fra l'altro sta moltiplicando inutilmente questa sovrapposizione con le regole di Basilea che già sono troppo complesse. Adesso non so quante decine di
nuove regole secondarie sta creando, creando soltanto confusione nel sistema. Quindi mi sembra che l'EBA non sia un'autorità di regolazione e forse non, sarebbe opportuno che non lo fosse per creare, per evitare cacofonia nel sistema. Certo, le regole costituzionali europee che impediscono di pensare che le assicurazioni viaggiano insieme alle banche, quando poi banche e assicurazioni nella loro diversità sono però gli attori fondamentali istituzionali del mercato, lascia anche qualche perplessità sull'architettura del disegno europeo, ma di questo ha già parlato Mario Sarcinelli. Prenderei l'ultima domanda in modo da lasciare poi a Ignazio tempo sufficiente per rispondere. Io una domanda di taglio molto più pratico, operativo. Io sono responsabile in Unicredit dei rapporti con l'autorità di vigilanza, con la vigilanza operativa. Il nostro sogno, avendo appunto 22 banche in 22 paesi, molte delle quali sistemiche, è di avere, diciamo, group as one company, no? E regulator with one voice. In questo caso è più giusto dire supervision with one voice. E sentendo quello che diceva, questa, diciamo, questa cosa sembra che si debba realizzare, almeno per i paesi di area euro. Poi ha fatto un passaggio sul fatto che questo si dovrebbe applicare alle banche sistemiche e non alle banche non sistemiche. Allora io volevo capire proprio questo punto, perché infatti, cioè, sistemico vuol dire anche local SIFI, cioè sistemiche a livello locale, cioè sistemiche per il singolo paese. Ok, grazie. Ma forse Unicredit lo è tutte e due, sia a livello locale sia a livello... Dunque, tutte domande importanti. Forse Mario Sarcinelli, che ricorda bene il 92 e il negoziato di Maastricht, ci può dire due cose. Primo, perché il legislatore ha scritto l'articolo 127.6 nella maniera in cui l'ha scritto. E secondo, perché ha voluto escludere dall'articolo 127.6 le assicurazioni e ha voluto concentrarsi sulle banche. Io lo so per sentito dire, diciamo, per terzo o quarto passaggio, ma forse lui lo sa meglio di me. Purtroppo io non lo so, perché io lasciai alla fine del 1990 e quindi queste cose non erano state ancora affrontate, quindi è sostanzialmente l'elaborazione del mio successore che può aver portato ad una... Comunque, per il problema delle assicurazioni, non ci dimentichiamo che le assicurazioni per più di un secolo sono state considerate parte dell'industria. Questo è vero nella tradizione francese ed è vero nella tradizione italiana. Dipendevano dal Ministero dell'Industria, non erano considerati parte del sistema finanziario. Ho l'impressione che quella cosa derivi da questa sorta di eredità culturale. Però... Ma a me è stato riferito che si scontravano in quel periodo due visioni. Una, quella che aveva una nozione di banca centrale ristretta, diciamo, quindi la banca centrale che opera solo attraverso certi strumenti con un novero limitato di obiettivi e che deve avere contatti solo con le banche sostanzialmente, e invece una concezione più ampia, ci possiamo immaginare quali erano i paesi che sostenevano l'una e l'altra, ma sostanzialmente una concezione più ampia che invece va oltre e comprende tutta una serie di cose, ivi compresa la vigilanza. Il compromesso fu questo articoletto messo lì, che ha, diciamo, una portata enorme, perché adesso... però che comprende determinati limiti, determinati vincoli, eccetera, 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 eccetera. Quindi non credo che nessuno di noi voglia sostenere, e gli interventi lo hanno sottolineato, che se noi dovessimo da zero ridisegnare un sistema oggi che tutti consideriamo perfetto, lo disegneremmo esattamente così. La storia non funziona in questo modo, la storia funziona per eventi successivi. E c'è un punto di partenza e il path, cioè il percorso che uno ha seguito fino a quel momento influenza poi i passi successivi e bisogna cercare poi di andare nella direzione giusta, e questo è quello che si sta facendo al margine, non cambiando tutto, perché questo, e soprattutto in questa fase la decisione che è stata presa è di non cambiare il trattato, perché se noi cambiassimo il trattato cambieremmo tutto,
allora possiamo fare esattamente l'agenzia, eccetera. Se noi decidiamo invece per ragioni di urgenza o perché ci siamo resi conto che cambiare il trattato ci porta fuori strada o per altre ragioni, magari un giorno poi lo cambieremo e allora metteremo a posto le cose, però... Scusami Ignazio, purtroppo non si rimettono a posto perché si creano tutta una serie di interessi che permettono, quindi se tu mi dici oggi non c'è, sono le condizioni per rivedere il trattato e per andare in una direzione diciamo molto più lineare nella costruzione, sono perfettamente d'accordo ed è la ragione per la quale io accetto quello che è stato deciso, ma immaginare di mettere il riparo domani... No, non è una proposta quella di rispondere al trattato, era diciamo la segnalazione di un'eventualità possibile. Molti hanno parlato, a cominciare da Dario Focarelli, della gestione della crisi, è un aspetto che non ho toccato ma è fondamentale. Gestione della crisi comprende una serie di strumenti, come è stato ricordato, l'autorità di risoluzione, il fondo di risoluzione per quanto diciamo serve, degli strumenti di bail-in naturalmente per alcuni tipi di passività che sono fondamentali poi per ridurre il costo per il taxpayer della risoluzione e poi la deposit insurance, tutto questo per i cosiddetti gone concern, cioè le entità che devono essere appunto risolte, e poi c'è la gestione delle crisi ma diciamo per going concern che è un discorso diverso, cioè la ricapitalizzazione per cui esiste uno strumento che è l'ISM per il quale il Consiglio di giugno ha stabilito una sequenza, diciamo, nel senso di, come compromesso fra coloro che dicono che è necessario ricapitalizzare le banche per risolvere la crisi e coloro che invece dicono che questo non può essere fatto perché è un trasferimento di risorse inaccettabile, il fatto di dire c'è un accentramento dei poteri di controllo e una volta che questo è in piedi ed è efficace, allora sì, che ci possono essere delle forme di redistribuzione controllate, delle forme di, diciamo, di mutualizzazione controllate. Diciamo. Quindi c'è una sequenza di cose, come è sempre avvenuto, non saranno fatte tutte nello stesso momento e perfettamente. Noi siamo dell'idea che la più urgente è l'autorità di risoluzione e siamo dell'idea che questa autorità di risoluzione non deve essere nella Banca Centrale Europea. Per ovvie ragioni che Rainer ha spiegato benissimo. Quindi ci auguriamo e pensiamo che ci siano dei buoni presupposti che già a partire dall'anno prossimo la Commissione potrà procedere nel lavoro che in parte ha già avviato di fare una proposta diciamo legislativa, normativa per un'autorità europea o di area di risoluzione delle banche. A noi piace abbastanza la FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation degli Stati Uniti, che assomma due cose, cioè sia la situazione dei depositi sia l'autorità di risoluzione e anche la gestione della risoluzione con tutta una serie di strumenti. L'esperienza della FDIC dimostra che il costo delle risoluzioni, se sono fatte bene, non è eccessivo. Anzi, diciamo, se uno guarda sul sito, addirittura loro calcolano per certi casi addirittura costo zero o a costo minimo, 10%, cose di questo genere. Naturalmente, una volta che uno può avvalersi dell'assicurazione dei depositi, degli strumenti di bail-in, perché ovviamente questi poi sono fondamentali. Questa è la cosa che secondo noi deve avvenire. Per quello che riguarda le assicurazioni e sulla vigilanza sui mercati non ho niente da aggiungere, Dario, hai ragione. Peraltro è vero che i problemi che abbiamo visto negli ultimi 18 mesi, drammatici, e che non sappiamo ancora bene diciamo, poi come andranno a finire, si riferiscono essenzialmente alle banche più che alle strutture dei mercati. Forse ci sono delle questioni, forse tu ci puoi dire meglio di altri o altre persone presenti in sala, diciamo, se le assicurazioni nascondono, come per certi versi è stato il caso negli Stati Uniti nel 2008, dei problemi che non erano molto visibili in partenza. Non lo so se questo è il caso o no, forse però le assicurazioni in Europa fanno un business un pochettino diverso. Mi rivolgo a te, Paolo. Un business un po' diverso da il business che fanno le assicurazioni in America, diciamo meno articolato, meno esteso. Sull'EBA diciamo, abbiamo già detto, capisco, mi rendo conto che forse non sono in un ambiente
in cui l'EBA è molto popolare, forse avrei dovuto aspettarmelo, ma continuo a ritenere che prima di tutto che ci sia una divisione di ruoli razionale possibile e secondo che potremo lavorare insieme, diciamo, questo lo dico anche con lo slancio di chi si sta lanciando in un progetto, però penso che avendo ormai contatti quasi quotidiani con queste persone penso che si possa procedere. C'era una domanda di Puccio sulle, dunque la vigilanza si riferisce alle banche stand alone, cioè che non fanno parte di gruppi, e si riferisce alle sussidiarie di gruppi extra diciamo sistema, che però sono incorporate le sussidiarie nell'area dell'euro. Quindi nel caso che è stato ricordato delle banche della Repubblica Ceca, no, queste sono sussidiarie, immagino, di Unicredito nella Repubblica Ceca, quindi avranno una supervisione di gruppo su Unicredito da parte del sistema della Banca Centrale Europea. Esatto. Non una vigilanza, diciamo, di entità specifica, ma una vigilanza di gruppo sul gruppo Unicredito. E credo che con questo forse di aver risposto anche alla tua domanda. Io credo che possiamo chiudere qui, ridò la parola a Paolo, ovviamente ringraziando moltissimo Ignazio per il suo tempo, per la sua esposizione, per aver risposto alle domande, e devo dire, io sentendo lui un pochino ottimista su questo percorso voglio continuare a esserlo. Soltanto per dirvi che la discussione continua, abbiamo previsto un po' di food, non soltanto food for thought, ma anche un po' di finger food che ci consente, in linea con l'austerità del tempo, di continuare la discussione. Io volevo ringraziare fattivamente, come posso dire, costruttivamente Ignazio, dicendogli due cose, per due ragioni. Anzitutto, qui il motto risorgimentale diremmo o si fa l'Europa o si muore, che dobbiamo contestualizzare questa nostra discussione. E chi è in prima linea oggi a fare l'Europa, a portare avanti il processo di costruzione europea, è il progetto di Unione Bancaria e sono i nostri amici come Ignazio. Quindi Ignazio, se tu hai bisogno di sostegno, noi ci sappiamo al fronte, sappi che qui c'hai degli amici che ti sostengono. Seconda cosa, in un sistema, e questo Ignazio altre volte ce l'ha ricordato, in un sistema, diamo non un supervisore unico, ma un sistema unico di supervisore, quindi con una pluralità di attori, c'è un convitato di pietra, c'è un importante interlocutore che spesso dimentichiamo, che è il sostegno poi dell'industria, perché tutti i sistemi, anche quelli meglio disegnati, non funzionano, non possono disegnare se non c'è poi anche il sostegno dell'opinione pubblica e dell'industria in particolare. Io credo che Giovanni ci ha appunto detto qual è la linea dell'ABI, mi pare che le associazioni l'hanno portata avanti, ma che credo che poi individualmente ciascuno di noi ti possa testimoniare che noi sappiamo quanto sia importante avere un buon sistema e che quindi anche per questa ragione ti siamo grati e ti saremo grati costruttivamente. Grazie Ignazio.